Marco Patti, che noi stiamo in questo momento per intervistare, è stato a Brucoli per pulire il Borgo Marinaro, ma soprattutto per piantare oleandri e altri alberi, diciamo, no? Allora, avete fatto parte della, diciamo, spedizione tra virgolette di Mari d'Ikea. Sì. E allora, come è andata? Ci sono stati molti aderenti a questa iniziativa? Sì. Allora, questo evento si è praticamente alternato in due giorni. E nella giornata sabato e domenica. Sì, sabato e domenica, gli ultimi scorsi, che sono stati il 28 e il 29. Sabato 28, diciamo che una ventina fra ragazzi e gente un po' più adulta, ma la stragrande maggioranza erano dei ragazzi da adolescenziale, comunque dei giovincelli. Che Mari d'Ikea mi pare un genere frequentato, sì, giovanissimi. Anche da giovani. E che ci siamo adoperati, nel senso, a pulire tutto il litorale del Borgo Marinaro di Brucoli. Dall'ingresso, diciamo, dal bar Princiotta fino alla zona del castello e quindi la piazza che comprende il castello, perché poi si è fatto molto tardi, quindi si è fatto buio e la zona del canale verrà fatta in una seconda fase. C'era molta, molta sporcizia, molta lordura, la parola lordura è italiana. Diciamo che non era come alcune zone che, balneari più frequentate che noi conosciamo, come la zona del Faro, perché non sono zone balneabili, ma è solo i detriti che porta il mare o comunque i pescatori lasciano sulla scogliera, o quando nei cassonetti praticamente la spazzatura è fuori e con il vento si deposita lungo il ritorno. Gli oleandri dove li avete piantati? Allora, invece nella giornata di domenica, che è stata ieri, praticamente si è... si è effettuata l'espianto di tutte le piante vecchie e di tutti i residui, diciamo, delle vecchie palme. Eravate autorizzati, sì, dal eravamo comune. Autorizzati dal comune, è stata chiusa al traffico veicolare la zona di Brucoli Centrale, diciamo della Via Libertà, dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 di sera, quindi c'è stata anche la possibilità di un passeggio molto tranquillo della gente che transitava in quella zona. E comunque quindi ci siamo adoperati a espiantare tutto il vecchio, diciamo, tutte le palme che sono state che si sono diciamo, come si dice, deteriorate con il punteruolo rosso, e poi tutte le erbacce che facevano da contorno alla, diciamo, all'incuria di questi ultimi anni in questa piazzetta. E quindi poi si è passati, dopo aver tolto tutto questo e aver rivoltato la terra, alla piantumazione. Questa è una cosa bellissima e io l'ho vista fare a Malta alcuni anni fa con i giovani, e avete fatto benissimo, quindi complimenti da questo punto di vista. Forse occorrerebbe continuare, no? Certo, infatti è previsto una rivalutazione del Borgo Marinaro di Brucoli, intanto passando alla piazza, a fare una rivalutazione della piazza del castello di Brucoli, Aragonese di Brucoli, per poi avere anche dei progetti più innovativi per la rivalutazione del Borgo Marinaro. Grazie.